Bagosando, è proprio vero ragazzi che c'è da imparare da tutti, ma da qualcuno in particolare. Questo signore qui, l'avete mai visto? È il più forte sciatore estremo del mondo, rocciatore e sciatore estremo, si chiama Tone Vanellus. Lui mi ha insegnato ad andare sugli sci, ma mi ha insegnato molto di più, mi ha insegnato a vivere. Mi ha insegnato a capire che bisogna sempre essere ben consapevoli di dove si è, come si è. Si chiama autocoscienza. Beh, Tone ha fatto delle imprese straordinarie in decenni di attività come alpinista, grande alpinista italiano, naturalmente come sciatore estremo, ha girato il mondo. Ma non potevo, per parlarvi di lui, non scegliere una montagna che almeno in parte è italiana. Ho tralasciato il suo Gran Bernè, la Marmolada, perché forse è meglio farvi vedere questa. Questa è la parete est del Cervino e come potete vedere tutti ha la fattezza orizzontale, decisamente orizzontale. Ecco, Tone è salito con gli sci in spalla quassù, sul vertice del Cervino, in cima, dopodiché è sceso tranquillamente per quella parete e l'ha fatto per ben 3 volte, la terza delle quali addirittura. L'ho fatto in smoking, qui lo vedete all'arrivo compiaciuto che guarda il Cervino dopo averlo domato. Questo dimostra capacità, competenza, freddezza, sapere dove si mettono le mani. E in Italia purtroppo la gente che sa dove sta mettendo le mani è sempre di meno. Tone, non potevo non dedicarti una canzone di un mio caro amico dell'infanzia. Un grande cantante country che si chiama Jim Croce e la canzone si chiama Age, è senz'altro la sua più bella. Sono stato di qua e di là, di sotto, di sopra e di nuovo sono tornato. Ho visto così tanti luoghi che non so rammentare né dove né quando, e il mio solo capo è stato l'orologio appeso al muro, e il mio unico amico non è mai stato veramente tale. Ho scambiato l'amore per pochi centesimi, ho venduto la mia anima per meno, ho perso i miei ideali in quel lungo tunnel di tempo. Ho girato dentro, fuori, tutto intorno, all'indietro, e alla fine ho ritrovato me stesso proprio dietro a me e da lì sono ripartito. Una volta io stesso avevo 1 milione, ora ho soltanto una monetina. La differenza non appare poi così male vista oggi. Con un soldino come con 1 milione mi sono sempre ritrovato a cercare qualcosa che non ho mai perso né lasciato indietro. I traded love for pennies, so much soulless. Lost my ideals in that long tunnel of time. Neither inside out and around, but in back and in. I found myself right back where I started again. Tony, ci vogliono di persone come te in Italia. Gente che sa dove mettere le mani, sa gettare il cuore oltre l'ostacolo e sa insegnare agli altri come si scia e come si vive, fondamentalmente come si è liberi, come quando tu sali a mani nude le torri del Baibet. Grazie, Tone, spero a tanti di poterti incontrare. Ora sono nel mezzo del cammino e mi dirigo verso la cima. Ho imparato molte cose lungo la strada. Starò attento nella scalata perché cadere fa male. E quando ti ritrovi giù, vuoi o non vuoi, non frega più nulla a nessuno. I've traded love for pennies, so soulless. Lost my ideas in that long tunnel of time. I turn inside out and around, about and back and in. I found myself right back where I started again.
non è caduto nella vita, solo che poi bisogna avere la forza di rialzarsi, come tu insegni. Può capitare di cadere, ma è sempre nel punto giusto dove ti puoi rialzare. In altri punti non è il caso di cadere, e tu non sei mai caduto perché sai dove metti le mani, caro Tony. Grazie non solo da parte mia, ma da parte del nostro paese per quello che hai fatto. Ma cos'hanno?